Aida Jespica, il fidanzato Geppi ci ripensa, proposta di matrimonio in arrivo al Grande Fratello VIP. Anticipazioni Grande Fratello VIP, tra Aida Jespica e il fidanzato Geppi non è ancora finita. Jeremias Rodriguez può mettersi l'animo in pace al Grande Fratello VIP, tra Aida Jespica e il fidanzato Geppi non è del tutto finita. Dopo averla lasciata in diretta TV con una lettera, l'imprenditore napoletano ha fatto dietrofront. Come racconta il settimanale Sky, il giovane ha capito di amare ancora la showgirl venezuelana. E che il suo pianto disperato gli ha fatto cambiare idea. Tanto che ora Giuseppe vuole tornare insieme alla sudamericana e addirittura sposarla. Stando a quanto svelato dalla nuova rivista edita da Mondadori, il giovane potrebbe chiedere la mano di Aida addirittura nella casa più spiata d'Italia, facendo sognare tutti i telespettatori più romantici. Un'anticipazione fornita anche da Verissimo, che nella rubrica Giri di Valzer parla di una sorpresa in arrivo per la Jespica da parte del fidanzato. Dopo i numerosi aerei è giunto il tempo dell'anello? A quanto pare sì. Chi è Geppi, il nuovo fidanzato di Aida Jespica? Il fidanzato di Aida Jespica ha 30 anni e proviene da una famiglia molto benestante. Il padre è proprietario di oltre 100 aziende in Italia nel settore dell'ottica. Giuseppe ha seguito le orme paterne e lavora dunque come imprenditore. Ha conosciuto la concorrente del Grande Fratello la scorsa estate, grazie ad amici in comune. Per entrambi è stato un colpo di fulmine e hanno passato i mesi più caldi tra Ibiza, Capri e Napoli. Aida ha conosciuto già i familiari di Geppi così come il giovane ha incontrato Aaron, il figlio che la Jespica ha avuto anni fa dall'ex calciatore Matteo Ferrari. Quindi un amore folle, passionale, un amore vissuto a mille. Così intenso che la modella stava addirittura rifiutando la proposta di partecipare a reality show pur di restare accanto a Geppi. Poi, di comune accordo, Aida ha deciso di mettersi in gioco. Jeremias Rodriguez e Aida Jespica, Geppi furioso. L'avvicinamento tra Jeremias e Aida durante la notte di Halloween ha mandato su tutte le furie Geppi. Che, come fanno sapere i ben informati, ha rifiutato l'invito della produzione del Grande Fratello VIP per entrare nella casa e avere un confronto vis-à-vis con la Jespica. Dopo la puntata di lunedì scorso, però, Giuseppe ha capito di amare ancora, e molto, la sua fidanzata. Lei è la mia donna. La rivoglio. Mi manca la mia peste, ha confidato agli amici più cari. Le lacrime di Aida hanno fatto capire al ragazzo che questa storia deve andare avanti, che non può finire così. E che come nelle favole ha bisogno di un grande colpo di scena, non resta che attendere con trepidazione.